Entriamo ora nella seconda parte e potremmo dire nella vera prima parte, perché oggi noi entriamo in maniera diretta nel testo del libro dell'Apocalisse, ed entriamo nella prima grande sezione. È un lavoro proprio per certi aspetti piuttosto faticoso, lento quello che dobbiamo fare. Perché abbiamo davanti un testo che continuamente si inceppa, un testo che continuamente richiede precisazioni, richiede chiarificazioni. Io vorrei dirvi innanzitutto una cosa: noi oggi, per essere un po' elementari, per essere anche un po' chiari, direi quasi didattici, nel nostro movimento, nella nostra lettura, faremo due momenti. Ci fermeremo su due pagine sostanzialmente del libro dell'Apocalisse, e sono le grandi pagine di apertura, questa specie di affresco iniziale che fa da contraltare a quel solenne affresco conclusivo. L'ultima volta noi abbiamo parlato della struttura dell'Apocalisse come mossa, come racchiusa entro questa grandiosa cornice. Quali sono questi due momenti? Il primo momento è un viaggio, direi. Siamo invitati ad una specie di viaggio su una costa dorata, incantevole, indimenticabile, soprattutto per coloro, e penso che qualcheduno ci sia anche tra di voi, che ha potuto magari fermarsi su questa costa, fermarsi per un certo periodo. Io ho avuto la fortuna di vederla tutta questa costa e di vedere tutte le città di questo itinerario, la prima parte. La seconda parte invece, potremmo dire, la possiamo recitare veramente stando su questo palco. È il palco dell'Apocalisse. Arrivano ormai gli attori, arrivano i protagonisti di questo grande dramma storico, escatologico, storico passato, storico presente, tutti quegli interrogativi che abbiamo lasciato aperto l'ultima volta. E questi personaggi dicono qualcosa, cominciano già ad introdurre i loro segreti, a svelare i loro segreti. E qualcheduno di questi segreti è indispensabile per capire poi il fluire del libro. Cominciamo innanzitutto col nostro viaggio, il viaggio nelle sette città della costa dell'Asia Minore, la costa Egea. Sette città, noi non potremo fermarci in tutte queste città, sceglieremo soltanto qualche esempio significativo. Il libro dell'Apocalisse, prima di iniziare nel capitolo 2 questa sceneggiatura delle città, le chiama con quattro simboli settenari, 4-7, il solito trionfo della gematria. Innanzitutto sette stelle, sette candelabri, sette angeli, sette lampade. E vedremo che questi simboli poi piano piano si dipanano, si sciolgono nel fluire del testo stesso. Noi cominciamo questo viaggio con la prima grande città, la città madre, quella che costituiva e costituisce in un certo senso ancora oggi il perno di ogni visita nell'Asia Minore. Si potrebbe quasi idealmente immaginare che arrivando in questa città noi possiamo iniziare non soltanto la conoscenza di tutto il cristianesimo del primo secolo, ma possiamo anche conoscere, guardando dietro le spalle del cristianesimo, l'ultima grande esplosione pirotecnica della cultura greca. Pensiamo a Efeso, la prima grande indimenticabile città. Certamente uno, diceva un grande studioso di archeologia austriaco, voi sapete che sono stati gli austriaci a fare gli scavi in maniera particolare ad Efeso, diceva: quando un archeologo avrà la possibilità di ritrovare tutte le componenti ideali di uno scavo, avrà trovato una seconda Efeso. Efeso offre, si può dire, un po' tutto il panorama possibile, tutta la ricchezza possibile che uno scavo può offrire ad un archeologo. Anche quelli che non l'hanno vista adesso potrebbero un po' immaginarla, perché il libro dell'Apocalisse proprio vuole che uno entri nell'interno di questa città, perché noi sappiamo che agli inizi, in questi capitoli 2 e 3 che riguardano le città, noi abbiamo un ritratto, una radiografia spirituale di queste comunità. Quindi i capitoli 2 e 3, senza ombra di dubbio, sono libri del presente, sono pagine del presente. Sono un appello indirizzato all'oggi, indirizzato a queste comunità. Efeso, quelli che ci sono stati
sono invitati a spostarsi con la fantasia, se la ricordano, a spostarsi in quel punto preciso che di solito conclude, solitamente conclude la visita. La grande via arcadiana era una via mirabile, una via che allora era lunga probabilmente un paio di chilometri, era tutta porticata, rettilinea e sfociava, finiva sul mare. Alle spalle ci doveva essere quel mirabile capolavoro, purtroppo totalmente cancellato dalla storia, il famoso Artemision, il celebre tempio di Artemide Efesina, questa dea che univa in sé Venere e Diana, che univa in sé la dolcezza dell'Eros con la violenza della conquista, della caccia. Quella via era, ora è, naturalmente il mare è lontano perché il fiume Caistro ha fatto sì che i detriti allontanassero il mare da questa città, ma su quella via si vedevano arrivare le grandi delegazioni, su quella via si vedeva pulsare tutta la vita di questa grande città che era circondata continuamente da palazzi, che era circondata da quella meraviglia di monumenti che ancora oggi si vedono, dagli splendidi ninfei ai meravigliosi, alla meravigliosa biblioteca di Celso, dal teatro colossale 24.000 posti che ricorda il famoso drammatico episodio, lo scontro di Paolo con Demetrio e gli orefici di Efeso, con quel meraviglioso gioiellino che è l'Odeon, con la sede del Pritaneo, col foro, con l'Agorà, una città di 250.000 abitanti, uno dei grandi centri del bacino del Mediterraneo. Su quella via arcadiana si entrava, soprattutto la sera, tutta illuminata, ci ricordano gli storici dei primi secoli romani, cristiani, ci ricordano che tutta illuminata questa strada confluiva verso questa specie di grande punto di riferimento che era la città di Efeso. Ormai l'Artemision era crollato, come sapete, bruciato, incendiato da un folle Erostrato in quella celebre notte, la notte della nascita di Alessandro Magno, secondo la leggenda. E io direi che ora noi la ricordiamo e passiamo subito al testo di Giovanni, ricordando altri due nomi che da lì hanno lanciato il loro messaggio. Due nomi antitetici, in verità. Il primo è quello di uno dei grandi padri della filosofia di tutti i tempi. La filosofia, io penso che per certi aspetti oscilli tra il movimento ininterrotto, il fluire ininterrotto eracliteo e la sostanza parmenidea. Continuamente attraverso la complicazione e la ramificazione del pensiero, continuamente questi sono un po' come le due stelle, i due punti di riferimento. E lì Eraclito aveva lasciato quei suoi frammenti strani, quei frammenti che ancora ci arrivano adesso e che sono pieni, proprio perché anche frammenti certe volte, sono pieni di scandalo, sono pieni di paura anche, sono pieni proprio, direi quasi soltanto di intuizioni che hanno balenato un istante, poi si sono spenti. E voi sapete che uno di questi frammenti, anche se è ritenuto da alcuni studiosi apocrifo, uno di questi frammenti ci ricorda anche una leggenda tramandata dagli storici posteriori riguardo a questo filosofo, una leggenda che è in un certo senso il riassunto del suo messaggio, un messaggio profondamente diverso da quello dell'altro personaggio e da quello che leggeremo qui. Si dice che lui alla fine della sua vita, per tutti gli ultimi anni, convinto ormai della totale inutilità della filosofia, di qualsiasi ricerca, di fronte al fluire ininterrotto dell'essere, di fronte a questa specie di fiume che si trascina e ci trascina verso il baratro, verso il vuoto, questo filosofo si fermasse soltanto a fare un'attività, il massimo possibile dell'assurdo. Giocava a dadi lì sul tempio di Artemide, giocava a dadi sullo spiazzale davanti coi bambini, tentando di coniugare in sé la follia del gioco dei dadi, il caso, con questa imprevedibilità somma del bambino. E il suo frammento forse apocrifo, dice perché, cominciando come sempre in maniera spezzata, perché il mondo altro non è che un gioco di dadi fatto da bambini. Questo messaggio drammatico, tutto si muove come se fosse caso e necessità. Questo messaggio così fluido, nulla c'è che ci permette di fissarci, non c'è nessuna roccia sulla quale costruire, tutto è sabbia. Questa visione
ha al contrario l'altra voce. La voce di quel testo che bisognerebbe leggere ad Efeso. Quella lettera che Paolo indirizza ad Efeso e che comincia proprio col capitolo primo, che è invece un grande canto, ha detto uno studioso di Paolo, è un grande canto architettonico. È l'architettura di tutta la storia. Mentre quel filosofo vedeva, proprio da Efeso, vedeva il crollare totale di questo edificio del mondo e del tempo, Paolo ad Efeso vedeva invece l'armonia, questa grande armonia già predestinata, già preconcepita, già disegnata da Dio, un'armonia che va fino al punto, a quel punto estremo nel quale Dio e uomo si incrociano, Dio e uomo si intrecciano. Da Efeso a Efeso Paolo indirizzerà una lettera che, come forse sapete, è probabilmente una lettera circolare, destinata a tutte queste chiese. Ecco, adesso noi cominciamo a vedere invece il messaggio di Giovanni alla chiesa di Efeso. Per capire questi messaggi, queste lettere, teniamo presente una cosa. L'autore ha usato uno stampo. Voi lo vedrete, è un esercizio che potete fare da voi, è inutile dimostrarlo, lo si sente subito. Ha usato uno schema. Lo schema è fisso, lo si ripete per tutte e sette le città. Vediamo gli elementi principali di questo schema. Io direi di fermarci un po' sui verbi. Parla, conosco, ricorda, chi ha orecchi ascolti. Li potrete trovare questi elementi in quasi tutte le lettere. Così parla colui, è il Cristo. Secondo, io conosco. Il Cristo, vedete, spezza le forme di difesa di queste comunità, entra nell'interno di queste comunità. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. Ricorda dunque, sono verbi dell'Antico Testamento, sono verbi morali, sono verbi d'appello, provocazioni quindi. Ricorda, cos'eri prima. E alla fine, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ecco quindi uno schema fisso. Adesso noi cercheremo entro questo schema di trovare gli elementi che vengono indirizzati a questa comunità. E qui ci accorgeremo subito che non siamo in presenza di quella fantasiosa creazione di simboli che fino a questo momento l'Apocalisse, che poi soprattutto l'Apocalisse ci fa vedere. Alcuni simboli ci sono, ma sono simboli molto elementari, semplici. Così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra, le sette chiese sono, le sette comunità, e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Noi sappiamo che il candelabro, anche per noi, la luce, la lampada nell'interno di una chiesa, è il simbolo della preghiera, è simile all'incenso che sale verso Dio. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, per cui non puoi sopportare i cattivi, li hai messi alla prova, quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Sei costante e hai molto sopportato per il mio nome senza stancarti. Ecco la prima parte, la parte positiva. Si può dire che Efeso ha una luce, è un faro per tutta questa costa egea. La città di Efeso è il modello della costanza, ma subito dopo la svolta. Ho però da rimproverarti che hai abbandonato il tuo amore di un tempo. Hai abbandonato il tuo amore di un tempo. Ricorda dunque da dove sei caduto. Ravvediti, compi le opere di prima. Se non ti ravvederai, verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal tuo posto. Tuttavia hai questo di buono, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Fermiamoci un istante. Dopo la lode, l'atto d'accusa. La tua carità si è spenta. Il tuo amore ormai è diventato una cosa quasi incapace di alimentare il candelabro della tua chiesa, per cui io lo prenderò e lo butterò via, questo candelabro d'oro. E hai almeno un attenuante, che hai combattuto i Nicolaiti. E qui vedete, è una delle famose, dei famosi punti un po' segreti, storici e allusivi dell'Apocalisse. Chi sono i Nicolaiti? Gli studiosi hanno formulato una ventina di ipotesi diverse. L'unica cosa, si può dire, attendibile, che riassume un po' tutto questo movimento, è questa. I Nicolaiti rappresentano
Una setta delle origini, la quale è entrata e ha cominciato probabilmente a far esplodere dall'interno questa comunità. Una setta che probabilmente aveva introdotto la prima grande eresia della Chiesa, quella contro la quale Giovanni continuerà a urlare quasi, a gridare. E voi sapete che una delle prime eresie non è stata la mancanza di fede nel Cristo figlio di Dio. Il Cristo è figlio di Dio spontaneamente. Lo scandalo, la difficoltà maggiore per la fede è che il Cristo sia carne. I Nicolaiti forse erano coloro che negavano l'incarnazione. Là su quella croce, come diranno poi altri gnostici, altri eretici di quei primi movimenti, direi frange ereticali se volete, o frange decadenti per certi aspetti della Chiesa, uno dei primi elementi di scandalo è stato quella croce. Là su quella croce non c'era il figlio di Dio, su quella croce c'era un qualsivoglia giudeo. Gesù è stato in mezzo a noi fino alle soglie, poche ore prima della morte. Come figlio di Dio non poteva arrivare fino a questa fraternità con noi. È possibile che egli arrivi vicino, ma che arrivi vicino fino a quel punto, no. La morte non è sua, è la frontiera solo di noi uomini. E là, un uomo qualsiasi è morto sulla croce. Ecco, questo scandalo viene riportato forse alla luce attraverso questa allusione ai Nicolaiti. E alla fine, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. La finale è una finale di gioia e di speranza. Al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. E da questo punto passiamo ad un'altra chiesa. Ne scegliamo un'altra, Pergamo, perché Pergamo era un'altra grande città. E forse l'autore ce la descrive in una maniera abbastanza curiosa. Ci dice un particolare che gli studiosi hanno poi tentato di individuare proprio anche attraverso l'archeologia. Guardate l'inizio. Così parla colui che ha la spada affilata a due tagli, un'altra definizione del Cristo che già conosciamo. So che abiti dove Satana ha il suo trono. Satana è il trono. Adesso voi immaginate di avere davanti agli occhi la stessa città, quella città che l'autore dell'Apocalisse aveva senz'altro conosciuto. Era una città che aveva un quartiere molto elegante in basso e aveva una meravigliosa acropoli, una acropoli ripidissima, per cui avevano dovuto costruire un teatro che ancora oggi fa impressione, un teatro che sembra sospeso sul vuoto, non si sa come questi spettatori potevano star seduti lì e non precipitare sotto, tanto è in pendenza quel teatro. E sopra, su quell'acropoli, c'è quello che è stato considerato uno dei grandi capolavori dell'arte attalide, dell'arte di questo regno, il celebre altare di Zeus. Quell'altare che purtroppo là non c'è più. Su quella cima ormai c'è soltanto una serie di gradini. L'altare, come sapete, si trova a Berlino, è stato completamente trasportato là. Ma agli occhi dell'artista, del poeta, di questo narratore, quell'altare di Zeus si trasfigura, trapassa ormai nel trono di Satana, sul quale Satana è insediato e dal quale lancia il suo messaggio. Ecco infatti che so che abiti dove Satana ha il suo trono, tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città. E nell'originale greco abbiamo sinagoga di Satana, non dimora di Satana, come traduce la CEI. E allora qui abbiamo, vedete, ancora una volta due allusioni. La storia, vedete, è quasi fatta lievitare nel racconto. L'autore parla a gente che capisce, che riesce ad intuire le allusioni. Chi era Antipa? Antipa era certamente un martire cristiano, un martire di cui noi non sappiamo nulla, tranne questo nome che è risuonato nel libro più duraturo ancora, se volete, il libro del Nuovo Testamento, più duraturo di tutte le memorie dei martiri. Questo ignoto Antipa, Antipatro, il quale era stato sacrificato, martire, ucciso probabilmente dalla sinagoga di Satana. E allora vedete che l'autore costruisce in parallelo un'allusione ben precisa.
chi aveva perseguitato i cristiani, chi li aveva schiacciati. Non era stato solo il Satana che sta sopra, anche un Satana che sta in basso, un Satana che sta anche nella sinagoga. Era la polemica famosa giudeo-cristiana delle origini. Quindi due notizie, un martirio e una tensione in questa comunità. Ma io ho da rimproverarti alcune cose. Hai presso di te seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava Balak a provocare la caduta dei figli di Israele, spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla fornicazione. Così pure hai di quelli che seguono la dottrina dei Nicolaiti. E qui abbiamo una seconda indicazione. Tu sei splendida per la fede, Pergamo, ma hai nel tuo interno una frattura morale. Vedete che l'autore allude ai personaggi dell'Antico Testamento. Balaam era il famoso mago che era stato pagato da Balak perché lanciasse maledizioni, libro dei Numeri, capitolo 22-24, lanciasse maledizioni contro gli ebrei. Ma egli, arrivato in vista dell'accampamento degli ebrei, cominciò a cantare quattro lodi bellissime, quattro oracoli meravigliosi. Allora Balaam diventa il simbolo, qui nell'Apocalisse, diventa il simbolo di una parola che è deformata, di una parola efficace ma che doveva andare al male. Dentro di voi perciò c'è una parola maligna, e ancora dice tra di voi c'è qualcheduno che cade verso la fornicazione. Il libro dei Numeri ci ricorda infatti che lo sbocco della storia di Balaam fu il famoso, costante, drammatico sbocco degli ebrei, che appena venuti via, appena tolti gli occhi dal Sinai, dove c'era un Dio trascendente e purissimo, guardavano subito questi culti della fertilità, questa prostituzione sacra, questo culto così corposo, così concreto, così caro ad un agricoltore, ad un contadino, il quale non si capacitava di avere un Dio trascendente e lontano, quando aveva la possibilità di avere un Dio invece che fosse estremamente presente nelle cose di questo mondo, nelle energie e nei dinamismi della natura. C'è quindi la morale che è in crisi a Pergamo. Ravvediti dunque, altrimenti verrò presto da te. E qui c'è quella bellissima descrizione che tra l'altro è citata da Dostoevsky in un suo diario, quando Dostoevsky dice: combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. E Dostoevsky immagina che questa grande battaglia sia la battaglia che si fa nel cuore, nella coscienza dell'uomo. Terreno accidentato, terreno gelato, terreno in cui due cavalieri si scontrano, cavaliere bianco e cavaliere nero, terreno nel quale non esiste nessuna speranza per chi si lascia calpestare. Ecco, egli all'inizio cita proprio questo testo: verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Al vincitore, ecco il premio, chi ha orecchi ascolti sempre, al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi la riceve. Immaginiamo questa piccola azione simbolica. Do la manna nascosta a chi è fedele. Manna nascosta è l'Eucaristia, la comunione con Dio. E darò una pietruzza. Noi sappiamo che la pietra angolare è Cristo. Una pietruzza bianca. Sappiamo già cosa vuol dire il simbolo bianco, l'escatologia, simbolo del regno, perfetto e pieno. Una pietruzza bianca sulla quale è scritto il tuo nome nuovo, il tuo destino perfetto. Se tu prendi questa pietruzza, in pratica, guardando questa pietruzza, come il sommo sacerdote nell'antica alleanza portava sul suo razionale col 12 pietre, e 12 pietre nelle 12 tribù davanti a Dio, così tu avrai ormai un nuovo nome, un nuovo destino, fondata sulla pietra bianca che è Cristo. E andiamo ad un ultimo esempio. Prendiamo la chiesa di Laodicea. La chiesa di Laodicea, capitolo 3, dal versetto 14 seguenti. La chiesa di Laodicea si trovava in Frigia. Era nell'interno questa, non era sulla costa, anche se gravitava sulla costa. Oggi si chiama Eschisar, è un villaggio e accanto ci sono gli scavi, i resti di questa città che doveva essere altrettanto florida e prospera, soprattutto era una città commerciale, molto ricca perché si trovava in un'area fertile, molto fertile. Voi sapete certamente che qui Laodicea costituisce anche una specie di enigma per il Nuovo Testamento.
Nella lettera ai Colossesi, al capitolo 4, versetto 16, Paolo dice di aver scritto una lettera ai Laodicesi e questa lettera non ci è giunta, noi non la possediamo. Qualcuno ha pensato che fosse proprio la lettera agli Efesini. Sta di fatto che a Laodicea c'era una comunità, quindi cristiana, vivace. Questa comunità, questa città, aveva preso il nome dalla moglie del fondatore, Antioco II, aveva una moglie che si chiamava Laodice, donde il nome, Laodicea. Città greca, ellenistica, brillante, commerciale. Ed è qui che allora a questa città si presenta la figura del Cristo che ha un altro nome. Come vedete il Cristo cambia sempre nome. Ora non è più la spada, l'uomo della spada. Ora si chiama Amen. Potremmo dire che il grande sì. San Paolo diceva, in lui ci fu sempre solo il sì, mai il no. Così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Ed ecco, dopo essersi presentato, comincia l'accusa, subito l'accusa, non c'è la lode, c'è subito l'attacco. E questo attacco, voi vedete, nasce proprio dalla civiltà del benessere. Noi sappiamo che Laodicea si distingueva proprio per questo suo alto tenore economico, per questo suo dedicarsi quasi completamente all'economia, al commercio, una città quindi che aveva un orizzonte piuttosto gretto. E voi sapete che nella civiltà del benessere normalmente non si combatte Dio, non si perseguitano i cristiani, nelle civiltà capitalistiche per esempio normalmente. Dio però è certamente più pericolosamente contestato, Dio è semplicemente dimenticato. Dio è al di fuori dell'orizzonte normale. Ed ecco allora il simbolo, che potrebbe essere anche un po' il simbolo delle nostre civiltà consumistiche, delle civiltà degli idoli minori. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, ecco ancora l'allusione, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. È la famosa analisi dell'ottusità che crea il benessere. Uomo cieco che crede di vedere, rivestito splendidamente mentre in realtà è nudo. Ti consiglio, ed ecco allora la parte positiva. E notate come l'autore è raffinato. Dall'analisi dei difetti fatti in chiave economica, fa adesso un'esortazione in chiave economica, ironica quindi. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco. Noi sappiamo che l'oro è il simbolo dell'amore. Amore puro, senza incrinature, purificato. Vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità. Le vesti sono il simbolo normalmente nell'Oriente della persona, l'investitura diciamo anche noi. Quindi ti consiglio di avere un'altra natura, un'altra persona, la persona bianca, la persona del nuovo regno. E anzi io ti vendo anche collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Tra l'altro, guardate, c'è una cosa curiosissima a questo riguardo. Negli scavi condotti da una società danese, a Laodicea, Eschisar, è stato trovato una piccola tavoletta. Non si sa se è intenzionale o no questa allusione, che ci fosse anche il commercio di questo prodotto. È stata trovata una tavoletta che elenca alcuni prodotti che vengono venduti, che vengono mandati sui mercati di tutta la costa Egea. E tra questi prodotti c'è anche, in un quantitativo esagerato per una città così piccola, il collirio. C'erano probabilmente delle industrie. Quindi l'autore allude a questo prodotto per dire, ma tu hai bisogno di un collirio diverso, perché i tuoi occhi finalmente riescano a vedere. Mostrati dunque zelante e ravvediti. Ed eccoci a quella famosa piccola parabola con la quale anche noi concludiamo questa prima parte. È una bellissima parabola e direi che si potrebbe considerare un po' quasi la sigla di tutto il libro dell'Apocalisse. E io sono contento che è stato detto prima dall'artista che lui ha voluto leggere l'Apocalisse in chiave positiva, in chiave ottimistica,
Noi l'ultima volta abbiamo finito, io ho ricevuto 4-5 telefonate anche in settimana perché mi chiedevano qual era esattamente quel testo di Lutero. Il testo che finiva con questa bellissima descrizione dell'Apocalisse come il messaggio del riso di Dio. Tu riderai con me, io riderò con te. Tutta la creazione finalmente abbandonerà la lacrima. Sì, vedremo quando saremo all'ultima pagina che gli occhi sono finalmente asciugati da Dio. Non ci saranno più le lacrime. Quindi un libro che è anche di grande speranza. Difatti anche davanti alla città di Laodicea, la città più condannata, la città più colpita, anche a questa città si dice un messaggio che è sostanzialmente un messaggio di gioia e di speranza, rappresentato attraverso questa piccola parabola. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Tra parentesi, io penso, non so se ha alluso a questo testo o no, uno scrittore nostro che ho già avuto occasione di citare altre volte, non so, forse anche qui presente, Santucci, mio amico carissimo, ha fatto nel Non sparate sui narcisi, ha fatto proprio una mini parabola, in un certo senso copiata da questa. La fede andò ad aprire, non c'era nessuno. Questo gioco, vedete, della fiducia, la paura che picchia, la fede che apre. E quando c'è la fede, c'è la serenità. Se tu apri, io siedo con te a cena. E voi sapete che la cena, dal profeta Isaia in avanti, è il grande, solenne, grandioso simbolo della comunione definitiva con Dio, quando il Signore metterà finalmente il Shulchan, metterà questa pelle di vacca sul monte Sion, la tavola, la tovaglia degli orientali, degli ebrei, la metterà sul Sion e comincerà ad imbandire vini generosi e raffinati, carni grasse e preziose, e comincerà la grande festa del regno, la grande e gioiosa comunione con Dio. Passiamo ora alla seconda parte, i capitoli 4-5. Qui entriamo in un mondo completamente diverso. Come avete visto, l'obiettivo finora, l'obiettivo del libro dell'Apocalisse è stato, dell'autore dell'Apocalisse è stato ininterrottamente fissato su elementi che sono squisitamente storici, su elementi che sono realistici. Quegli autori, quei fedeli che erano di queste città, quando ascoltavano queste lettere si riconoscevano, erano come delle piccole lettere pastorali. Da questo momento in avanti il sipario sul comprensibile in maniera immediata si chiude. Ora l'autore comincia a parlare per cifra. Comincia quella parte che ha sempre entusiasmato tutti i fanatici di tutti i tempi, anche se volete, che ha entusiasmato tutti coloro che hanno concepito sempre la storia come se fosse la famosa Apocalisse di cui parlavamo l'altra volta, come se fosse questa grande conflagrazione, e hanno cominciato a scavare nell'interno di questi simboli, di queste allusioni, per cercare di vedere qual era il significato recondito e nascosto. Prima di iniziare questa lettura, io però, lettura di alcuni testi, vorrei ricordarvi alcune cose elementari, alcune cose di metodo, proprio principi di metodo molto semplici per la lettura dell'Apocalisse. Voi, io penso che per l'esercizio stesso che avete ormai da un po' di tempo, anche che leggete la Bibbia, vi accorgete, anche se noi abbiamo privilegiato dei testi, vi accorgete che la Bibbia ama disperatamente il colore. La Bibbia ama violentemente, venendo da un mondo com'è il mondo semitico, ama il simbolo, ama le immagini, ama concretizzare sempre il messaggio. Ora, il libro dell'Apocalisse risponde molto bene a questa legge fondamentale, ma risponde in una maniera originale. Vediamo se riesco a spiegarla, sarà un po' il lavoro che dovete fare tutte le volte che incontrate i simboli dell'Apocalisse. Voi immaginate che il simbolo sia come un albero. Gli studiosi parlano del simbolo tessera, cioè il simbolo di base, messo per terra, quello principale. Poniamo, si parla del bianco, è un simbolo base, simbolo tessera, simbolo di identificazione immediata. Questo simbolo però cresce, per esempio noi abbiamo già trovato la pietra bianca, la veste bianca, i capelli bianchi. Il simbolo cresce sempre di più e ad un certo momento sbanda. Noi perdiamo
perché siamo occidentali, perdiamo la tessera base, non ci pensiamo più. E continuiamo a seguire il crescere del simbolo, che ormai diventa come una specie di corpo in escrescenza. Un corpo che ha delle ramificazioni impossibili. Esce di qua, esce di là con tanti altri valori. Naturalmente questi valori sono autonomi, ma, e questa è la genialità dell'artista, direi, egli riesce sempre a mantenere in equilibrio tutta la pila dei simboli. Non so se mi spiego, ma l'ultimo simbolo, che ormai è arrivato all'ultimo ramo di quest'albero, è ancora mantenuto in equilibrio su quella tessera di base da cui è partito. Per cui io non potrò dire semplicemente, trovando quell'ultimo elemento, ecco, si sta parlando, poniamo, di una spada che è alla fine. Quella spada è la spada non della guerra, ma del giudizio divino. In basso c'è il bianco da cui si è partiti. Questo capite che è una specie di esercizio mentale, ginnastica mentale, quasi per non perdere mai il filo, per cercare sempre di vedere che il discorso, pur attraverso la fantasia dei simboli che a noi sembrano dispersi, buttati lì, sì, in realtà il discorso è di un rigore estremo. Ed è per questo che è difficilissimo leggere l'Apocalisse. Perché noi cosa facciamo? Spontaneamente, se avete capito l'esempio, noi spontaneamente seguiamo il racconto. A un certo momento siamo arrivati qui e diciamo, ma perché c'è questo simbolo? Non vuol dire nulla. Questo simbolo ha significato in quanto mantiene l'equilibrio della colonna simbolica. Seconda premessa, tutto quanto abbiamo qui è certamente per buona parte da conoscere attraverso l'Antico Testamento. È da conoscere soprattutto attraverso un padre. L'autore del libro dell'Apocalisse, chiunque egli sia, ha certamente un padre spirituale, una matrice, una roccia da cui è stagliato. È Ezechiele. Ezechiele e i suoi discepoli come Zaccaria. Ezechiele è il profeta dei simboli, il profeta della esaltazione, dell'eccitazione simbolica. Tutti i simboli di Ezechiele, molti simboli, vengono dall'artista rielaborati, lo vedremo subito con estrema fantasia, con nuova creatività. E allora entriamo in queste pagine, sono i capitoli 4-5, un dittico. Ci sono tre simboli, in realtà potremmo dire due. Primo simbolo è quello che si trova nel capitolo quarto, il trono. Questo grande, immenso trono. Subito fui rapito in estasi ed ecco c'era un trono nel cielo e sul trono uno stava seduto. Comincia ad apparire un personaggio su questo trono. Il trono è il segno della potenza. Dio è colui che è seduto, assiso. E guardate questa curiosità. Subito si dice, colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno simile a smeraldo avvolgeva il trono. Guardate questo gioco intreccio di colori e di pietre. Noi sappiamo che ancora oggi, anche nella civiltà pur tecnologica che volete, ci sono quelli che sono fermamente convinti di avere la loro pietra buona, la loro pietra specifica che viene attribuita attraverso complessi meccanismi di oroscopi o di cose del genere, e anche con molta fantasia. Forse potremmo riconoscere che c'è almeno una cosa positiva. C'è ancora un po' di fantasia in un mondo tecnologico, c'è bisogno almeno di avere ancora questo piacere di avere il proprio colore, la propria stella e tutte queste cose. Sono elementi che d'altra parte si riconnettono a una cultura antichissima che ha un grande valore, secondo me, non queste cose che il più delle volte i meccanismi concreti sono sostanzialmente dei giochi, dei divertimenti qualche volta, di società qualche volta anche costosi, quando vengono dati da cosiddetti specialisti. Ma tutte le culture antiche, partendo, si può dire persino dai Sumeri, dagli Egiziani stessi, hanno avuto sempre la ferma convinzione, la Bibbia stessa ce lo dice, che noi siamo tratti dalla polvere della terra, hanno avuto la ferma convinzione che esiste un principio di comunicazione, un principio di parentela tra la materia e l'uomo. E l'uomo deve riconquistare questa armonia, riconquistarla col cosmo, riconquistarla con gli oggetti, e naturalmente questa armonia vuol dire disegno, per cui non a caso uno trova sintonia col mondo, lo trova attraverso allusività. E ora noi sappiamo che la diaspro e la cornalina,
queste due pietre dure dell'Oriente erano il simbolo nella cultura dell'area dell'Asia Minore, soprattutto in alcune correnti esoteriche, erano il simbolo della permanenza, dure, resistevano. Ecco allora che questa sigla diventa la sigla di Dio, prima di tutto, soprattutto. E l'arcobaleno, che diventa di smeraldo, pietra e colore, l'arcobaleno è l'arcobaleno di Noè, del capitolo 9 della Genesi. Il nuovo mondo sta per aprirsi, ed è un mondo con la sigla del verde, perché il verde è per eccellenza il colore, come è stato anche per noi, dell'inizio. Primavera, il germoglio, la speranza. E allora vedete che qui abbiamo già, attraverso questi simboli, l'Eterno che inaugura una nuova era, e attorno al trono arrivano i personaggi fondamentali. Sono i 24 vegliardi. Ascoltiamo, vediamo chi sono questi personaggi e poi cercheremo di capire chi possono essere. Gli studiosi si sono accaniti lungamente per capire perché 24 e non 12, per esempio. Attorno al trono c'erano 24 seggi e sui seggi stavano seduti 24 vegliardi, avvolti in candide vesti con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Sette lampade accese ardevano davanti al trono, simbolo dei sette spiriti di Dio. Davanti al trono vi era come un mare trasparente simile al cristallo. Tre elementi, quindi. 24 vegliardi, il mare e le sette lampade. Vediamo innanzitutto il 24. Dopo molte ricerche si è capito certamente che si tratta evidentemente di una comunità escatologica, la comunità perfetta, la comunità esemplare davanti a Dio. Difatti sono avvolti in candide vesti, ormai il bianco sappiamo che cosa vale, corone d'oro sul capo, regnano ormai con Dio. Ma perché 24? Ecco, allora a questo punto noi dobbiamo forse pensare, l'opinione più attendibile tra gli studiosi, che si incrociano, come se fosse una specie di piramide, si incrociano due dodici. Un dodici che sale dall'Antico Testamento e un dodici che sale dal Nuovo. Entrambi convergono nel regno, davanti al trono. Dodici tribù di Israele, l'antica alleanza perfetta, dodici apostoli, il nuovo Israele, e entrambi sono davanti a Dio. Vedete che la storia allora è letta in maniera piramidale capovolta. Vediamo, 24 sono la base, sono quello che costituiscono la nostra sostanza, ma l'autore li guarda nel passato, li guarda già nella gloria. Noi dove siamo? Noi siamo gli altri passi della piramide fino al vertice. E noi dove siamo ancora? Siamo su questa terra. O la piramide è fatta in modo tale che noi non abbiamo una base storica. Noi non siamo legati al passato. Noi siamo generati dal futuro. Noi siamo proiettati verso il futuro. Quelli che ci precedono passano davanti a noi. In realtà non sono dietro di noi. E qui voi avete la grande intuizione costante di tutta la Bibbia. La Bibbia, ricordate sempre, l'abbiamo detto quando abbiamo commentato l'Esodo, è la religione del poi. La Bibbia è la religione del movimento verso. La Bibbia è la religione della meta, del porto da raggiungere. 24 non sono i nostri predecessori, la nostra vecchia genealogia. È ciò che noi saremo, è il nostro futuro, il mare. Il mare ricorre parecchie volte, è stato detto da uno studioso che il libro dell'Apocalisse è attraversato da un mare che continua ad aprire solchi, continua a spezzare il libro. Il mare è naturalmente, per tutta la cultura biblica, il simbolo del nulla, è il simbolo della distruzione, del terrore. Non ci deve impressionare questo popolo che ha capito così tanto l'importanza dell'acqua, ha giudicato così negativamente il mare, perché voi vedete un uomo che ha sete, disperatamente sete, e che ha davanti, com'è l'orientale normalmente, e che ha davanti la massa inutile del mare. Un uomo
che ha sempre visto la terra con amore, con passione, sempre sulla terra, ha paura che la terra crolli, la terra è sospesa sul nulla e vede questo mare che si muove ininterrottamente, che si agita. Il mare nel quale corre Leviathan, nel quale corre Behemoth, i tannini, mostri misteriosi. Ecco, di fronte a questo allora il mare diventa la paura. È un aspetto psicologico quasi. Voi vedete che il mare è ai piedi del trono. Dio controlla anche il nulla, l'ha incatenato. E sono deliziose alcune miniature. Non so se c'è anche nel Beatus de Liebana, ma alcune miniature deliziose del tardo medioevo, anche del periodo rinascimentale, in cui si descrive il trono e ai piedi di questo trono c'è il mare, che è rappresentato come un uomo che ha però i piedi d'acqua, che diventano come dei fiumi. Dio ormai l'ha incatenato, le sue mani difatti sono dietro la nuca, Dio l'ha bloccato, Dio lo controlla. E gli ultimi personaggi. In mezzo al trono e intorno al trono vi erano quattro esseri viventi, pieni d'occhi davanti e di dietro. Il primo vivente era simile a un leone, il secondo essere vivente aveva l'aspetto di un vitello, il terzo vivente aveva l'aspetto d'uomo, il quarto era simile a un'aquila mentre vola. I quattro esseri viventi avevano ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di occhi. Giorno e notte non cessano di ripetere: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio, l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene. Questa specie di grande, terribile, mostruosa corale. Per capirlo, di per sé tutto è semplice in realtà, nonostante l'immagine mostruosa. Basta conoscere Ezechiele e Zaccaria. Ezechiele, nella visione sua, della sua vocazione, descrive più o meno la stessa cosa, la stessa scena, con gli stessi personaggi misteriosi. Questi quattro esseri sono stati identificati lungamente dalla tradizione con quattro angeli. In realtà non è del tutto esatto, ancora delle note portano questo, ma non è esatto. Altri hanno detto, sono i quattro punti cardinali, e non è pure esatto questo. È vero, sono vere tutte le due cose unite. C'è lo sforzo di vedere ai quattro angoli della Terra, come diceva la letteratura apocalittica, quattro è la planimetria del cosmo, vedere quattro angeli, quattro sentinelle, che controllano i venti, che controllano questi movimenti, i due assi attorno ai quali si svolgono tutte le vicende e tutto lo spazio. Essi li tengono fermi. Difatti, quando nel libro di Enoch, quando si descrive il crollo di tutto, Dio dà un ordine agli angeli, ai quattro angeli, ritiratevi. E il mondo comincia a girare come una trottola, spezzandosi, esplodendo. Ma contemporaneamente sono anche i quattro punti del cosmo. È anche il mondo, quindi. E allora voi vedete che questi quattro esseri sono l'unione della trascendenza, la perfezione, la sfera di Dio e la sfera dell'umanità, dell'uomo. Il nuovo mondo è fatto di Dio e dell'uomo che ormai quasi si dissolvono l'uno nell'altro, sono quasi incrociati l'uno nell'altro, compenetrati. Quattro esseri, sono quattro angeli, Dio, ma sono anche quattro punti del nostro spazio, di questo mondo perfetto. E tutti questi esseri, voi vedete, sono continuamente avvolti, completamente avvolti da occhi. Nel libro di Zaccaria si dice una cosa molto strana. Quando si sta per ricostruire la nuova Gerusalemme, il profeta immagina che ci sia una grande pietra, pietra angolare. Noi sappiamo che cos'era, la grande pietra del Tempio. Le città si costruivano quasi attorno a questa grande pietra fondamentale, quella che si trova ancora oggi, che gli archeologi trovano appena scavano un tempio, trovano subito la pietra angolare. E allora vuol dire che quello non è il palazzo reale, ma è il Tempio, è un tempio di quella città, con iscrizioni di solito di tipo cosmico. È la chiave di volta che tiene insieme la città, se no la città cade, crolla. Ora, nell'interno del tempio nuovo, Zaccaria dice ci sarà una pietra dai sette occhi. Sette occhi della pietra o sette occhi sulla pietra, non si sa esattamente. Ma sette è il numero della perfezione e occhio della visione. È la provvidenza di Dio. La pietra del nuovo tempio avrà sopra lo sguardo fisso di Dio, lo sguardo perfetto e provvidente, per cui questo mondo non crollerà.
Ecco allora nella stessa maniera, tutto questo mondo ha senso. Tutto questo mondo, questi quattro esseri, questi quattro punti sono pieni di occhi. Sono sotto la visione continua di Dio e sono essi stessi visione di Dio. Commentava un famoso studioso dell'Apocalisse francese, Allot, diceva, in questa pagina abbiamo, attraverso lo sfolgorare dei simboli, abbiamo il primo tentativo di dire la realtà, l'essere, è sensato. L'essere è da guardare con ottimismo. Non è una realtà confusa, non è una realtà catastrofica. Ed eccoci allora al capitolo quinto. Il trono e i personaggi. Tra parentesi, io non ho spiegato i simboli dei quattro animali. Voi sapete che con Ireneo, nelle nostre chiese ci sono sempre questi simboli, per voi, se io dovessi domandarlo spontaneamente, tutti mi rispondono, sono i quattro evangelisti. Voi sapete che questa identificazione è un'identificazione della fine del primo secolo, del primo o secondo secolo, inizio del secondo. Ireneo di Lione è stato il primo che ha cominciato a identificare i quattro evangeli così, e da allora è diventato il simbolo dei quattro evangeli. In realtà questi quattro animali sono quattro qualità dell'essere. Quattro qualità fondamentali che riassumono tutti gli attributi dell'essere. Sono facili anche da individuare. Leone, la forza, la potenza. Il secondo essere vivente aveva l'aspetto di un vitello, toro, la fecondità, la vita. Il terzo vivente aveva l'aspetto d'uomo, l'essere superiore, la razionalità, tutto quanto comunque appartiene alla grandezza ed intelligenza, volontà, tutti i valori nobili, diremmo. Il quarto vivente era simile a un'aquila, e su questo c'è invece più discussione tra gli studiosi. L'aquila, profondità, altezza, o forse è il simbolo anche più misterioso dello spostamento del mondo, cioè della dinamicità del mondo. Il mondo ha nel suo interno anche questa specie di oscillare, questa oscillazione continua. È come un uccello che muove i suoi voli, i suoi giri misteriosi. Capitolo quinto. E il capitolo quinto ci introduce anche a quella che sarà la lettura della prossima volta. Come vedete, il libro dell'Apocalisse è difficile. È un libro anche che bisogna leggere, ho detto, ci si inceppa, non si può fare un bel discorso, un discorso affascinante. Tutti i momenti bisogna dire cosa vuol dire questo. Ci blocca a ogni riga, e tra l'altro noi spieghiamo solo le cose essenziali e diamo solo l'ipotesi terminale, perché c'è tutto un dibattito attorno a questi simboli. Passiamo alla seconda parte del dittico velocemente, capitolo quinto, il libro e l'agnello. Sono simboli rotolo scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli. E qui direi che è proprio una bellissima raffigurazione biblica, anche veterotestamentaria, della storia. La storia è un grande libro. È un libro curiosamente fatto in una certa maniera. Voi sapete che non si scriveva dall'esterno, si scriveva solo nell'interno, sui rotoli di pergamena. È scritto anche dall'esterno. Cosa vuol dire questo? Una cosa molto semplice. È un libro strano, è un libro misterioso, al di fuori dei libri normali. Un rotolo che è totalmente sigillato, sette sigilli. Chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, verticalmente tutto l'essere, cielo, terra, sottoterra, nessuno è in grado. Sciogliamo la parabola, nessuno è in grado di capire il senso della storia. La storia da sola non è leggibile, è come se fosse una nomenclatura di eventi. È come se fosse un vocabolario in cui le parole si succedono un dietro l'altro, ma non possono mai comporre, messe assieme, anche se col calcolo delle probabilità attraverso miliardi e miliardi si potrebbe comporre la Divina Commedia, però messi assieme questi vocaboli non riescono a comporre un discorso sensato. E allora il libro è chiuso, è bloccato. Ed ecco che appare l'agnello. È il grande, definitivo protagonista dell'Apocalisse. Avete visto il vegliardo, avete visto il trono, i 24, i quattro esseri, il mare. Saranno ancora personaggi che reciteranno, ma saranno sempre comparse d'ora in avanti. Ora ci sarà lui al centro, l'agnello,
l'agnello dell'Esodo, e quell'agnello che un profeta anonimo, il cosiddetto secondo Isaia, aveva cantato nel capitolo 53 come colui che è portato al macello senza emettere belato, senza ribellarsi. Guardate, adesso io vi leggerò un testo, un branetto brevissimo proprio dell'Apocalisse, il capitolo 5. E voi provate a badare agli elementi descrittivi. C'è il catechismo, c'è la raffigurazione di Cristo in maniera completa, totale. Proviamo a vedere. Io vidi, dal versetto 6 in avanti, vidi ritto in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dai vegliardi, un agnello come immolato. Egli aveva sette corna e sette occhi, simbolo dei sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Proviamo. Vidi in mezzo al trono un agnello come immolato. Il linguaggio è chiaro a chi ascolta. Qui abbiamo tutta la passione e la morte del Cristo. L'agnello immolato. Ma questo agnello, stranamente immolato, non so se avete visto la contraddizione, com'è? È ritto in mezzo al trono. E voi capite, basta solo raffigurare in mente, nella fantasia, un quadro di resurrezione. Secondo la dimensione verticale, Cristo che ascende, l'ascensione è la resurrezione di Cristo, che gloriosamente ascende. Egli è il risorto. Terzo. Egli aveva sette corna, sette sappiamo già che cos'è, corna anche sappiamo facilmente, l'Antico Testamento è il simbolo della potenza, le corna del bufalo, segno di forza. Egli è il principio di signoria su tutto l'essere. A me è stato dato, ricordate la scena terminale del Vangelo di Matteo, capitolo 28, a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Il potere. E da ultimo, egli ha anche sette occhi, e l'autore ce lo spiega, simbolo dei sette spiriti di Dio. Sette spiriti, è uno spirito solo, lo Spirito Santo, perché il Cristo manda il Paraclito, il Consolatore. Non è forse tutto il credo cristiano? Gesù Cristo morto per i nostri peccati, risorto, glorificato, e che manda lo Spirito alla sua Chiesa e a tutto il mondo trasformato? E vedete questa necessità perciò di ascoltare i dettagli, di penetrare anche in questi meandri del racconto. Tutto finisce, questo testo finisce con una grande liturgia, un grande canto. Siamo entrati ormai in questa sfera. La storia, che è questo libro sigillato, libro che non ha senso, libro incomprensibile, questa storia ha ormai uno che è capace di decifrarla, c'è uno che è capace di spezzare questo sigillo, e costui è il Cristo. E allora ecco che tutte le arpe suonano, si presentano coppe d'incenso, comincia la grande liturgia dell'apertura, ed è quella che noi faremo, l'apertura che faremo la prossima volta. Io vorrei finire adesso, allora, preparandovi, è una specie di quesito, lo lascio a voi. Vi dico i testi, sarebbe interessante, purtroppo siamo molti, non si può fare questo lavoro, anche perché poi ci sono le registrazioni da fare, ma sarebbe interessante provare a vedere se, attraverso anche qualche sussidio, riuscite a decifrare questo piccolo frammento, che noi apriamo già sulla conferenza del prossimo sabato. Io ho finito l'altra volta con un orizzonte totalmente di luce. Abbiamo detto che l'Apocalisse è il libro della gioia, è il libro della danza. Ecco, però non dobbiamo negare che, come diceva un grande poeta arabo, quando noi a tavola stiamo pranzando con la gioia, a letto ci attende la tristezza, cioè è sempre una nostra compagna inscindibile. Ed ecco allora questa pagina di terrore, è come un grande interrogativo, e l'autore lo lascia nei suoi ascoltatori perché si preparino ad entrare anche nei segreti di sangue di questo libro sciolto. I sigilli, quando saranno spezzati, non ci fanno vedere un libro bellissimo, ci fanno vedere un libro che nel passato, nel presente e nel futuro sarà continuamente striato di sangue.
E allora ecco la domanda che io lascio a voi, è nel capitolo sesto, nei versetti 12 seguenti. Quando l'agnello aprì il sesto sigillo, vidi che vi fu un violento terremoto. Il sole divenne nero come sacco di crine. La luna diventò tutta simile al sangue. Le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra, come quando un fico, sbattuto dalla bufera, lascia cadere i fichi immaturi. Il cielo si ritirò come un volume che si arrotola, e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. Allora i re della terra e i grandi, i capitani, i ricchi, i potenti, e infine ogni uomo, schiavo, libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti. E dicevano ai monti e alle rupi, cadete sopra di noi, nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della loro ira. E chi vi può resistere? E su questa domanda, su questi simboli già abbastanza chiari, forse si potrebbe già trovare una prima lettura fatta già da voi. E la prossima volta daremo invece la lettura classica di questa parte.